fiato. Purtroppo la sensazione vista dalla televisione è che la Virtus abbia interpretato la gara anche tatticamente meglio, bloccando le fasce e con molta difficoltà. Sì, devo dire che oggi siamo stati presuntuosi, posso dire questa parola? Noi abbiamo fatto la nostra forza e ci siamo salvati su una fase difensiva importante, no? Oggi abbiamo sofferto troppo, voi perché mancavano giocatori importanti, ma soprattutto perché non abbiamo mai ruotato, siamo andati sempre in difficoltà. Sugli esterni abbiamo fatto una fatica incredibile, ma presuntuosi perché abbiamo fatto delle cose che non abbiamo mai provato e quindi questa roba qua mi ha fatto veramente, mi ha infastidito. È vero che veniamo da 4 vittorie consecutive, però la cosa più importante è rimanere umili. Oggi la squadra è stata poco umile, abbiamo sbagliato quasi tutte le scelte, abbiamo quasi mai tirato in porta, quindi dobbiamo ritornare quelli di prima, soprattutto a livello di testa, perché gli devo dare una bella rinfrescata domani, perché sinceramente non mi è piaciuto. Se oggi mi dici cos'è che ti è piaciuto, niente, assolutamente niente. Marcello Villani. Sì, mister, è una questione di presunzioni o anche di uomini che ti mancano, nel senso, non voglio giustificare le assenze di Sedirk e Battistini, però Nesta è andato molto male, Sparandio, Maluccio e davanti tra Petrovic e Italeng, non che ci si aspettasse moltissimo, però insomma male anche loro. Insomma, per la prima volta chi è entrato ti ha un po' tradito, insomma. No, la disamina è perfetta, è normale che io adesso non è che posso dire, siccome mancava Celia, che è un giocatore che voi conoscete meglio di me, un giocatore che là dietro ci dà equilibrio, ci dà diagonali, ci dà qualità quando ripartiamo, è normale che Nessa lo abbiamo adottato, sicuramente ha fatto un po' di fatica, si è impegnato tanto, la stessa cosa dall'altra parte Sparandeo, però bisogna guardare avanti, questi ragazzi stanno facendo veramente un campionato eccezionale, quindi dobbiamo lavorare, mercoledì ci aspetta una partita importante e abbiamo tutta quella rabbia che oggi avevamo negli spogliatoi a fine partita, la dobbiamo riportare a mercoledì alle 18 contro la Juve. Matteo Bonacina, se mi senti. Sì, vai. Mister, ecco, la cosa che ha lasciato più basiti, mettiamola così, che avete provato a giocare spesso e volentieri in orizzontale su un campo che obiettivamente non lo permetteva. Oggi chiaramente cercare un tiro da fuori sarebbe stata, dopo siamo capaci tutti, è chiaro, però sarebbe stata forse un tentativo per una palla sporca, via dicendo, qualcosa che ad esempio a Legnago vi abbia portato qualcosa di buono. No, sono d'accordo, ma oggi se giocavamo 2 giorni di fila non tiravamo mai in porta, perché magari oggi c'è stata una giornata sorta di tutti, no? Oggi se devo salvare nessuno, c'è poco da salvare, perché abbiamo giocato per 3/4 di partita 4-4-2, poi ci siamo messi 4-3, ma non abbiamo ricavato niente assolutamente, quindi è sicuramente un incidente importante, dobbiamo sicuramente tutti quanti pensare che non eravamo dei fenomeni prima, ma non siamo dei brocchi adesso, e quindi dobbiamo cercare di... quello che è mancato oggi, ti devo dire, per la prima volta ho visto la mia squadra presuntuosa, perché non siamo stati bravi anche nei momenti di difficoltà a leggere le giocate. Anche il gol che abbiamo preso è stato un gol veramente allucinante, però va bene così, tiriamo la carretta da tanto tempo, ci può stare un incidente. Pozzoni, Federico. Sì, tardi magari. Pozzoni. Ciao mister, al di là dell'essere stati presuntuosi, non è che la squadra si è disabituata, diciamo, a questo tipo di partita, partite sporche, perché comunque nelle ultime settimane Lecco ha vinto giocando in maniera comunque anche spumeggiante nelle ripartenze, trovando più spazi, mettendo sotto gli avversari sotto quel profilo. Ecco, mi è sembrato di vedere una squadra forse non più abituata alla partita sporca che oggi c'è da fare. Sì. Oggi non siamo stati sporchi come quando abbiamo giocato con la Giana, quando abbiamo giocato con lo stesso Renate, che abbiamo difeso bene fino alla fine. Quindi, ma oggi penso che quando su 11 giocatori che giocano dall'inizio e 5 che entrano sono tutti in difficoltà, vuol dire che c'è stata
non c'è stata la prestazione, quindi ci dispiace soprattutto per i tifosi che sono venuti qua, però abbiamo mercoledì, adesso ci ritroviamo, domani ci facciamo una bella rapassata e parliamo e vediamo di mettere a posto tutte le cose. Davide, scaglia 2. Di mister, io mi sente? Sì, sì, ti ascolto. Mister, io le chiedo come aveva preparato questa partita e cosa non è stato fatto di quello che avevate preparato in settimana. Ma la partita l'abbiamo preparata così, 4-4-2 con due esterni, Vasic e Kosi, che erano giocatori magari che ti davano più forza anziché di darti la qualità che ti può dare Bucio, Vasic. Però oggi non è questione di... Quando tu prepari una partita e i giocatori magari non ci sono dentro la partita, diventa difficile. Puoi preparare tutte le cose che vuoi, ma se non c'hanno le gambe o sono presuntuosi nel magari battere una punizione che preparate, la batti veloce, magari quando quella punizione la puoi battere in maniera diversa. Io oggi dico presuntuosi per quelle cose che ho visto, che non abbiamo mai fatto, capito? Nessa che batte una punizione alla fine, che la batte in braccio, cioè cose che non abbiamo mai provato, quindi va bene così, dai, ripartiamo. Altre domande al mister? No, va bene. Vai Lanfredo, chiudi tu. Certe, tipo quando è entrato Italeg che sparando io per tre volte ha fatto cross sul primo palo, che chiaramente un po' per l'Italia, comunque era una partita da 0-0 e dopo lo svantaggio non si è più stato in grado di recuperare, perché forse dicevi una prestazione presuntuosa. Sì, no, la partita si poteva incanalare anche sullo 0-0, loro hanno avuto più supremazia, sono stati più cattivi, hanno voluto di più la vittoria, noi invece ci siamo adeguati ad aspettare, siamo ripartiti, ma siamo ripartiti sempre male, mai con cattiveria, mai con qualità, e quindi questo è quello che ci ha penalizzato, però guardiamo avanti e cerchiamo di dargli una svegliata soprattutto a quelli che sono entrati veramente male.